ci troviamo qui perché appunto lo studentato chiuderà nei mesi di agosto e settembre senza essere stata trovata una soluzione alternativa per tutti quegli studenti che appunto non hanno soluzioni abitative alternative, soprattutto poi a Roma, una città che vive una situazione, appunto una crisi abitativa storica, e viene richiesto agli studenti appunto di traslocare, quindi di svuotare le stanze con tutte le proprie cose eccetera, senza essere stata donata una soluzione, un supporto per appunto trasferire ad esempio queste cose, oppure una soluzione d'alloggio alternativo in questi mesi, oppure una garanzia del rientro in questo posto. E quindi appunto vogliamo andare a ribadire appunto la necessità di trovare almeno un appoggio alternativo nel mese di agosto, o almeno un rientro sicuro a settembre, perché sono mesi importanti per noi studenti, sono mesi di sessione, sono mesi di tirocini, esami, e non avere un posto dove poggiarsi significa effettivamente perdere e rischiare di perdere poi l'accesso a queste borse, perché significa non riuscire a rientrare nei criteri di merito, criteri estremamente severi che appunto siamo costretti a soddisfare per accedere poi a questo tipo di servizi, che non dovrebbero essere appunto privilegi destinati a pochi meritevoli, ma dovrebbero essere appunto un diritto di tutti noi studenti. Alternative di Scolazio sono Valle Ranello, Tor Vergata e Monteverde, che sono due campus privati che hanno a disposizione 400 posti, e in ogni caso i posti di Valle Ranello, di Monteverde e di Tor Vergata sono soltanto per gli studenti che sono laureandi e che sono rifugiati politici, quindi si tratta di una fetta molto molto ristretta e non della totalità degli studenti, non soltanto dello studentato di De Lollis, ma anche di altri studentati come quello di Tarantelli. Di conseguenza oggettivamente non è una soluzione, o perlomeno è una soluzione per pochissime persone. To do this like paper with name and every person that have this, the most... Diventa quasi tre anni, direi. Io sono venuto qua da 2021. Quindi primo anno ero in un alloggio privato, e quindi mi sono iscritto in Burso di Lazio, sono venuto qua a via Cesare De Lollis, sono qua per 2 anni, però in questi 2 anni è capitato al nostro paese un movimento di Donna Vita Libertà. Io, da dove vieni? Io vengo dall'Iran, sono iraniano. Quindi lì abbiamo fatto qualche attività politica per quanto riguarda il movimento Donna Vita Libertà, siamo stati molto attivi per quanto riguarda il nostro movimento a favore del nostro popolo. Quindi c'è un grande paura di tornare a casa. Io personalmente ho scritto anche qualche email, fatto ticket al Lazio Disco, esprimere le mie preoccupazioni, le mie situazioni grave che ce l'ho, però ho visto nessun risposta. La situazione deve essere a favore degli studenti, di diritto dello studente, che deve avere un alloggio, deve essere sereno.